Ohio, buongiorno a tutti. Vi avevo promesso un video con delle novità molto molto carine e kawaii dal mondo sia dell'animazione che della cosmesi ed eccomi qui a farvi vedere che cosa sono riuscita a trovare grazie ad Adriana del sito Fiori di Ciliegio. Prima di tutto inizio con il pezzo più tranquillo, però pucciosissimo. La crema per le mani di Ranma. Me ne sono innamorata quando ho visto i pandoni. Ce ne sono di varie versioni, eh. Io ho preferito prendere questa. È ancora chiusa perché devo finire di utilizzare l'altra che avevo aperto. Ma è proprio carinissima. Ma trovo che sia veramente carina la faccia con i pandoni. La Ranma femmina dentro, in versione femminile, dentro cameo, vabbè, chiamiamolo così. Quindi abbiamo visto per prima cosa la crema per le mani. Poi, eccola qua. Qua non si scherza, qua si fa sul serio. Ho trovato del tè. Urca. Sono delle scatoline dove si possono trovare o appunto dei tè. Pensavo di trovarci la crema da corpo. Vabbè, ma vanno benissimo anche le bustine da tè, perché come sapete il tè non basta mai. Ma questa scatola ha una particolarità. Ta-da! Eccola qua. Si stacca cremi e diventa una calamita. Quindi questa potete metterla dove volete. La scatola ovviamente si riutilizza, ritorna nel suo apposito alloggio. Ce ne sono varie versioni. Amando il rosa, questa è quella che mi ha colpito di più. C'è sia con You, molto bella, una versione natalizia, perché hanno fatto anche la versione dedicata al Natale. C'è la versione natalizia sia di You che di Creamy. Creamy. Allora, su questo non dovrebbero esserci sorprese perché voglio dire, è il pezzo forte. Quindi, avete già capito di che cosa si tratta? Qualcuno c'è già arrivato? No, si apre così. Eccola qui. Uranus e Nettuno. E questi sono i lip balm. Ok. Lip balm di Uranus con specchietto. Profumo. Simbolino. Riproducono quindi le loro bacchette. Vediamo quella di Nettuno. Carinissima anche questa, sempre col suo specchietto, il simbolino. Se questa è azzurra, presumo che questa all'interno sia verdina. Purtroppo non si vede molto bene, ma c'è una diversità di colore. Profumo. Questo è molto più dolce. Li trovo veramente molto molto belli. Non c'erano delle altre Sailor, almeno alla fiera non li ho visti. Ma queste tre sono state, a parte questa che è stata una sorpresa perché ero veramente convintissima che ci fosse dentro la crema, ma dico la verità, l'avevo presa innanzitutto per la scatola e per questa particolarità. Sono stati gli acquisti dal punto di vista make-up-oso.
Ora vi saluto, se il video vi è piaciuto spero in un pollicino in alto, se vi va di iscrivervi al mio sito ne sarò molto contenta. Alla prossima, ci vediamo e buona giornata a tutti!